siamo ormai al conto alla rovescia, la suggettiva sul KTM 125 numero 22, ed eccoci infatti ai 15 secondi. Vi ricordo 20 minuti più due giri per vedere questi giovanissimi scatenati in gara 2 internazionale d'Italia CD Series 2015. Il cartello che si sta preparando è quello dei 5 secondi, motori al massimo, pronti alla partenza, via! Partenza valida, vediamo gruppone scatenato, attenzione, non primo diciamo, Facchetti, dovrebbe essere proprio Facchetti, ci fidiamo di Max Bartolini, intanto qualche caduta, speriamo senza conseguenze, Zonta con il numero 200 cerca di farsi largo, sicuramente dovrebbe essere una KTM al comando, eccoli sulle waves, mentre intanto qua c'è un concorrente che è caduto, ma pronta, si riparte subito, dovrebbe essere proprio Facchetti che gira stretto dietro di lui il gruppetto degli inseguitori, ed è proprio con il numero 22, sì, dovrebbe essere proprio Facchetti al comando delle operazioni. Bella partenza di Facchetti, sì. Max Bartolini, sì, ho visto da come ha staccato con la frizione, è stato davvero un gatto, e poi lui è leggerissimo, la moto va forte, quindi era sicuro che partiva in testa. Attenzione, già sì. In bagarre con un altro concorrente, vediamo se riusciamo a riconoscere il numero, immagini sul monitor, dovrebbe essere Petrov, sì, esatto, Petrov, protagonista anche di gara 1, questa nuova realtà, ecco Facchetti al centro pista, Petrov cerca l'interno, lo trova e riesce a passare. Questo è il primo, forse era Lentini addirittura. Purtroppo abbiamo qualche problema sulle immagini del nostro monitor. Mi auguro che in regia si riesca a provvedere, ho immagini molto mosse, ma per il resto andiamo avanti con, allora, Lentini, sicuramente Facchetti, Lentini sulle waves, poi aspettiamo di vedere che cosa sta succedendo in questa 125 due tempi, siamo alla conclusione del primo giro con Petrov, Lentini e Facchetti, questo è il terzetto. Intanto in quarta posizione vedo un numero 19, quindi infatti, è il ragazzino, allora, Petrov, Lentini, Facchetti, poi Zanotti, Zonta, Meyer, Lugana, eccoli qua che arrivano tutti in sequenza con le immagini. Petrov davanti a Lentini e Facchetti, bello shot di Facchetti, è stato poi messo a posto dall'azione di Petrov e poi di Lentini, e però anche Alessandro Lentini, intanto grazie alla regia siamo tornati in perfetto assetto, quindi possiamo, dopo il primo giro anche per noi ci siamo scaldati anche noi adesso. Petrov, Lentini, Facchetti, Zanotti, allora dicevi Max, sì, vorrei fare due parole su Zanotti, che è il numero 19, certo. Non a caso, perché diciamo il ragazzetto che ha preso nel team David Philippards, ha fatto tutta l'invernata con David, correrà tutta la stagione nell'Europeo 125 con colori del team DP19, e pensa te che l'anno scorso era con l'85, questo è il primo anno con la 125, ha una Yamaha, e sono convinto sarà un ragazzetto da tenere d'occhio negli anni futuri. Ottimo, Andrea Zanotti, numero ovviamente 19, non potrebbe essere diversamente, visto che è curato da David Philippards, lo terremo sicuramente d'occhio. Dicevi, viene dall'85 anche Facchetti, che diceva De Carli, per contro ancora non è fisicamente proprio strutturato, ma proprio per un problema di età, insomma, voglio dire, certo. Bisogna che questi ragazzini crescano, e quindi non appena, intanto lo vediamo proprio Gianluca Facchetti, che deve quasi frenargli l'entusiasmo. Tu che ci lavori, che sei a contatto con questi ragazzi, qual è il loro mood, qual è il loro spirito, perché magari sognano, hanno tutti un sogno nel cassetto, che è sicuramente quello di diventare campioni del mondo. Come lo vivono il motocross in un'età abbastanza critica?
Lo vivano come una cosa bella, no? I salti, lo spettacolo, così, però magari non riescono a capire ancora che davvero è uno sport duro, e quindi magari tirano un po' indietro sui sacrifici che purtroppo in questo sport sono tanti e vanno fatti, quindi non è solo la moto ma anche l'allenamento fisico e seguire una certa alimentazione, tutte le cose messe insieme è quello che poi ti fanno fare la differenza. Certo, poi deve comunque restare anche la parte divertimento, perché è importante, però è quel giusto compromesso fra divertimento e professionalità che uno deve iniziare ad acquisire. Intanto, certo, in gara Petrov ha preso qualche secondo di vantaggio, Lentini e Facchetti invece sono a stretto contatto, così come Zonta e Meyer, quindi si va delineando un bel duello, questo qui inquadrato per la seconda posizione. I numeri sono il 35 di Alessandro Lentini, su cui voglio che Max ci dica qualcosa, intanto attenzione, no, sì, tutto bene, e Facchetti, e l'altro duello è fra Zonta e Meyer, che invece se la stanno battendo per la terza posizione. Max? Sì, vedo Zonta guidare molto bene, quindi avendo vinto anche la prima manche sono convinto che passando minuti potrà lottare per la seconda posizione, il primo mi sembra già un po' più lontano. Lentini è un pilota anche lui che ormai è già 2 anni che è con la 125, però lo conoscevo già dal 65, dall'85, è un pilota, diciamo, che si è specializzato un po' sulla sabbia, che anche nell'italiano Super Mare Cross sta andando forte, e quindi insomma questo forse è un suo terreno un po' più congeniale, ma comunque un ragazzo molto forte di caratterialmente, anche fisicamente già cresciuto, un ottimo pilota e sempre ancora molto giovane. Realtà che però se la deve vedere con l'arrembante numero 22 Gianluca Facchetti, che 2 curve fa era proprio a ridosso di Lentini. Ripeto, numeri 35 per Alessandro Lentini, numero 22 KTM per Gianluca Facchetti, in lotta per il secondo posto. Ivan Petrov invece ha rotto gli indugi e ha 3 secondi di vantaggio al comando, dietro la pattuglia italiana con Zonta, Meyer, poi Savast, ancora Italia con Paolo Lugana, poi Lesiardo, Morgan Lesiardo nono, sta risalendo, poi Baraiolo e poi Cenerelli in 12esima, poi Zanotti che invece ha avuto un problema, era nelle prime posizioni, adesso forse una scivolata, riparte in 15esima posizione. Comunque ecco qua corsia dei box con traiettoria interna per Lentini, va sul bordo esterno invece Gianluca Facchetti, il miglior giro è di Ivan Petrov, 2:12.487, questo mette al sicuro il risultato. Eccoli qua sulle wave, Lentini prende vantaggio nei confronti di Facchetti, ricordo gara 1 la vittoria è andata a Zonta, secondo Facchetti, terzo Lesiardo, mentre invece qua la vedo dura per i nostri insidiare Petrov. E poi dobbiamo, per dovere ovviamente di cronaca, dire che manca il polacco Cetniki, che è stato che protagonista, si è fatto male in settimana, ecco, sì, si è fatto male in allenamento, ma che è stato protagonista sia a Riola che a Castiglione del Lago, quindi certo, insomma Italia, tanta Italia, tante prospettive, ma comunque insomma è anche bene che abbiano avversari di rango, no? Non certo, per sempre meglio correre con gente più veloce di te e quindi aumentare il ritmo. E poi è fondamentale per i giovani comunque correre con la 125 almeno il primo tanto anno. Attenzione perché Lentini, c'è un doppiaggio all'interno, Facchetti all'esterno, in questa parte Facchetti si avvicina tantissimo, escono dall'arco Red Bull, vanno ecco sulle dune, Facchetti, Facchetti gas spalancato, Lentini bel passaggio. Bello, bello, però si vede anche la differenza di struttura fisica, certo, piccolino ancora, raccolto Gianluca, sì, Facchetti, più strutturato, più formato, Alessandro Lentini che adesso dovrà anche reagire, Zonta. Zonta, attenzione, forse un momento, ecco, un giro di stanchezza, Zonta passa Lentini, non intravedo un problema tecnico, no. Intanto no. Che seguiamo questo bel duello con Petrov, Facchetti, Zonta e Lentini. Nuovo score a 11 minuti dal cartello degli ultimi 2 giri, la linea al nostro grandissimo Lorenzo Resta dai box, vai Lorenzo, ci sei? Bene, allora problema tecnico nessuno, riprendiamo noi in cronaca, Lorenzo sicuramente sarà a contatto con qualche pilota, intanto qua
Vediamo se Zonta ce la fa andare a prendere. Sì, perché dietro c'è anche Kim Savaste che sta insegnando Alessandro Lentini. Allora, questo vedete col numero 22 Facchetti. Facchetti, poi Zonta che arriva come un fulmine sulle wave. Attenzione a Zonta. Filippo Zonta reagisce, Facchetti prova a chiudere, ce la fa, ma Zonta incredibile in quelle wave, ha preso davvero 20 davvero metri forte di vantaggio. Fortissimo il vincitore di gara 1, prova all'esterno con il numero 200 passato. E passa Filippo Zonta. Bravo Filippo. Poi Facchetti prova a reagire. Adesso dovremmo avere ristabilito la linea con il nostro Lorenzo, resta dai box, se ci sei Lorenzo vai. Solo batto il colpo e sono con l'omonimo titolare del team Marchetti e soprattutto del pilota che ha vinto già il titolo di campione di 125. Adesso è la gara. Sì, dai. Allora, Lorenzo, scusami, abbiamo un problema sul collegamento. È importante arrivare. Lorenzo, scusami, abbiamo un problema, ti sentiamo a tratti e quindi magari troviamo una posizione più idonea, mentre intanto continua il duello Zonta-Facchetti. Riprendiamo la linea, richiedila alla regia naturalmente quando ti sarà possibile, intanto grazie ovviamente. E qui Zonta continua. È un bel duello Zonta-Facchetti che nelle buche aveva perso un attimo il ritmo. E guarda Zonta. Facchetti, guarda Facchetti che torna sotto, sì, non si arrende, incrocia. Incrocia quasi un block pass senza contatto, poi sulle wave vediamo Zonta qui ha fatto faville Zonta giro precedente. Ripassa, bellissimo. Si stanno divertendo da matti, ripeto al nostro prezioso Lorenzo Resta, se trovi una posizione più idonea per il radiomicrofono, perché ti sentivamo davvero in maniera incomprensibile, quindi abbiamo dovuto riprendere la linea. Però ovviamente vogliamo sentire anche dai box quali sono le voci dei tuoi ospiti. Andiamo avanti, Ivan Petrov intanto continua a macinare al comando con il numero 99 a 8 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Zonta, Facchetti, Savaste, Facchetti e Zonta che se la stanno battagliando, eccolo dalla sovraimpressione anche con il numero 200 Zonta e con il 22 Facchetti. Intanto 8 minuti, ecco, nella gestione, attenzione a Savaste che con il 485 secondo me potrebbe regalare qualche dispiacere ai nostri. Kim Savaste è un altro dei piloti da tenere d'occhio, poi quinto Lentini che forse ha accusato un po' di stanchezza, po di sicuramente stanchezza, sì, esatto. Si è visto che ha iniziato a guidare un po' male, non saltava più le buche, quindi insomma la stanchezza a questo punto si fa sentire. Senti Max, Max Bartolini lo ricordo, ex pilota di livello mondiale, autore di una doppietta mitica nei GP eccetera, adesso è rimasto nell'ambiente però e anche come con incarichi federali, ma tu la conosci benissimo questa cilindrata, direi proprio di sì. Tanto c'è una caduta, attenzione. La maglia potrebbe essere quella di quelli Zonta. Di Zonta, però non si pilota vede che il numero. Si muove in piedi intanto. Attenzione perché ce ne sono diversi, restiamo un attimo lì per vedere chi è quel pilota. Attenzione, è Zonta, attenzione, è Zonta. Lì peccato. È Zonta, secondo me è Zonta, quindi all'interno di quella curva non capiamo bene che cosa possa essere successo, il pilota mi sembra in piedi. Sì. Vediamo se è lui il numero 200, inequivocabile Zonta, colpo di scena, seconda posizione, attenzione caduta che pregiudica sicuramente la sua gara, 6 minuti e 40 dalla conclusione, certo, ormai. Petrov è al sicuro, Zonta prova a ripartire, è finito davvero all'interno di quella curva, una sbandata, non sappiamo che cosa è successo a Zonta, certo cadere in quel punto lì è abbastanza anomalo. Sicuramente Max. Gli si è chiuso l'anteriore nella staccata nelle buche e è volato sotto. Peccato per Zonta, speriamo riesca a ripartire, comunque a concludere la gara. Dicevamo con Max Bartolini, tu conosci molto bene ovviamente questa cilindrata, visti i tuoi trascorsi da pilota di primissimo livello, su un terreno così, la 125 due tempi, perché sappiamo che tanti anche i ragazzi vengono qui a allenarsi, cosa bisogna fare tecnicamente? Allora, intanto riprendiamo dopo con Max che ci darà qualche consiglio. Nel frattempo forse siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Lorenzo Resta, vai!
Io me lo auguro che il collegamento sia ripristinato. Anche prima con Elio Marchetti ci raccontava un pochettino di come sta andando la preparazione per l'Europeo 125, che tutto procede al meglio, ma intanto abbiamo trovato qualcuno che mi sa che verrà presto a trovarti in cabina. Matteo Aperio ha girato qua mercoledì col sole, giornata primaverile meravigliosa, adesso nevica, insomma com'è? Qua è sempre difficile comunque, quindi le condizioni di oggi sono freddo che fa, la pioggia ha fatto sì che la pista sia scavata veramente tanto. Allora attenzione, non so se sentite ancora Matteo Aperio o naturalmente grazie, ecco, grazie sì, mille, grazie Lorenzo. Chiaramente salutiamo anche noi Matteo Aperio, che aspettiamo qua per commentare insieme la classe elite, mentre Petrov davanti a Facchetti, Savaste a questo punto diventa terzo e guarda il recupero di Morgan Lesiard con il 144, anche lui un altro pilota nell'orbita della TM, quindi del supportato dalla nostra federazione, che guadagna la quarta posizione davanti a Lentini, poi Lugana, poi Jakub Terzak, poi Thomas Kout, Cennerelli, Barajolo, Zanotti e Winter. Questa è la situazione dei primi 12. Allora torniamo a quello che dicevamo prima, qualche piccolo trucco per la 125 due tempi su un terreno così ce li dice Max Bartolini. Mm-hmm. Assetto, sospensioni, proprio due dritte, sì, per poter girare in maniera più facile. Qualche trucco forse è meglio nei terreni così bucati, sabbiosi, avere una moto un po' più di negativo sul posteriore, andare su 3,5-4 cm, allungare la forcella davanti e magari un dente di rapporto in più dietro alla corona. Ecco, questo ragazzi segnatevelo perché sono magari quelle due o tre cose che possono fare la differenza. Certo, poi comunque è sempre il pilota che guida. Sì. Fortunatamente nel motocross sappiamo che a parità di mezzo il pilota fa sempre la differenza, anzi anche un mezzo inferiore, ma se il pilota è il manico giusto sicuramente arriva davanti. E così come ci stanno facendo vedere questi magnifici giovani della 125 due tempi, una cilindrata che secondo me gli organizzatori di Offroad Pro Racing hanno fatto bene a inserire nel format degli internazionali d'Italia, ovviamente con supporto della federazione. Perché? Perché proprio dai giovani su un palcoscenico così, su piste così, hanno la possibilità di acquisire esperienze preziose. Sì, è fondamentale, come si diceva prima, che i giovani Zonta è ripartito, purtroppo indietro naturalmente dopo ecco, proprio in questa curva è caduto all'interno, certo, in un modo abbastanza anomalo, ma indubbiamente ha condizionato la sua gara. 2 minuti e 40 secondi, dicevamo dell'esperienza che questi giovanissimi hanno correndo proprio sulla pista che pochi istanti fa ha visto protagonisti Cairoli, De Dijker, Van Orebeck e Philip Paers. E quindi acquisire proprio non solo avere la visibilità, ma acquisire anche il tipo di mentalità di approccio alle gare. Certo, capiscano davvero le piste come si, diciamo, si affrontano, e poi hanno la possibilità appunto nel solito giorno di vedere il campione come affronta proprio i salti o le buche e riprovare subito dopo loro nella solita pista, nelle solite difficoltà, e questo penso sia fondamentale. Esatto, e intanto 2 minuti alla conclusione con Ivan Petrov, numero 99, saldamente al comando di questa gara 2 della 125, il pilota bulgaro in sella ad una KTM, la sta facendo da padrone, mentre il combattivo Facchetti sembra aver ragione. Prima nel duello con Lentini, che continua a mantenere la quinta, e poi nel testa a testa con Zonta, solo la sfortuna di Zonta che però insomma è caduto nel cross, ci sta, e quindi non vogliamo certo togliere meriti né a Zonta né a Facchetti, però fa Gianluca Facchetti sta portando a casa un prezioso secondo posto che si aggiunge al secondo posto di gara 1, che potrebbe farne il protagonista di giornata in quanto miglior risultato insomma. Petrov, Facchetti, Savaste, Lesiardo, Morgan Lesiardo, numero 144 con la sua TM, poi Lentini, Lugana,
Teresac, Coat, Cinerelli, Zanotti, Winter, Thomas Berto in dodicesima posizione e poi via gli altri italiani. Tra l'altro, dicevi di giovani di stage, domani è previsto proprio un collegiale della federazione con i mini crossisti, ma già su un percorso così impegnativo già si comincia subito con la sabbia vera anche per i giovanissimi. Sì, Max, sì, Bartolini. Ormai anche i piccoli della 65 e quelli un po' più grandi della 85 si allenano su questi terreni sabbiosi, sin da piccoli bisogna portarceli, perché è proprio qua che si affina molto di più la tecnica di guida, le nuove tecniche di guida su queste moto, quindi è bene abituarli da subito. Piccoli, ecco, sì, nuove, sì, tecniche di guida, quindi altri due o tre dritte giuste da parte di Max Bartolini. E quindi niente, sembra che adesso si guida molto più seduti di quando correvo io. Ma come? Ma non è che si sta seduti sulla sella, però è cambiato l'approccio. Sì, proprio l'approccio di guida sulla moto, manubri più bassi. Comunque, ma scusa, ma negli anni 70 e 80, e non dico che si stava seduti sulla sella, si atterrava dai salti con la ruota posteriore, si curvava impostando. E poi invece siamo andati con la guida avanzata, con la Evers, la Stefan Evers, tutto, esatto, in piedi, esatto. Però adesso invece, se guardiamo per dire Cairoli, così guidano molto seduti, ma non è che sono seduti, è una via, sono appoggiati rilassati, sì, perché queste moto comunque hanno altre sospensioni, hanno altre potenze, quindi insomma la guida moderna è tutta differente. Beh, insomma, è giusto che uno sport come il motocross abbia un'evoluzione tecnica impressionante, perché comunque dal cross sono nate anche soluzioni tecniche avanzatissime, ne dico una sola, il monocross, certo, apparso sulla Yamaha di Anderson negli anni 70, poi fatto scuola, così come il raffreddamento a liquido è stato, certo, sperimentato nel motocross, così come la forcella upside down o altre cose che poi diventate di uso familiare comune, mentre invece vengono proprio sperimentate qua nel motocross. Intanto seguiamo due adesso giri alla conclusione. Adesso le forcelle aria, scusa Giulio. Solo aria, certo, recentemente le forcelle con solo aria sono tutte soluzioni, e di conseguenza rispetto a queste soluzioni che ottimizzano la resa cambia di conseguenza anche lo stile di guida. Anche le piste, voglio dire, sono cambiate, sono diventate un pochino più morbide, più sabbia, non c'è più quei terreni che piacevano tanto al pilota Max Bartolini con quelle discese salitoni, discesoni, discesoni e salti, vorrei citare la cava dei Tittoni a Cingoli o altre cose che anche a piedi fanno paura e che, certo, qualcuno invece a gas aperto affrontava. E quindi questo chiaramente fa parte del gioco, no? Fa parte dell'evoluzione che il cross deve comunque avere. Ecco, in questa evoluzione quanto conta o quanto sta contando invece il supercross americano? Molto. Supercross sempre a ragazzi giovani si consiglia sempre comunque di praticare il supercross, perché è proprio quello, i salti, le whoops, che ti dà, a parte la velocità, l'aggressività, ma ti dà anche la padronanza del mezzo, ti dà davvero, diventi tutt'uno con la moto, e quindi insomma si consiglia sempre il supercross per i ragazzi giovani. Tanto bandiere gialle che segnalano non certo l'ultimo giro ma qualche pericolo in pista, mentre invece siamo già con l'inquadratura sul Petrov numero l'ultimo 99 giro. Eccolo là, lo vediamo. La regia giustamente ha indugiato sui duelli alle sue spalle, adesso di concedere la passerella doverosa verso l'ultimo giro, anche se sappiamo, ecco Max, tu hai seguito con noi gli ultimi giri dell'MX1 con quel problema Ken De Dijker. Io ho azzardato carburante, cioè ha finito la benzina. La tua opinione? Anch'io penso carburante, perché all'ultimo giro carburante, poi così, senza nessun, sì, accenno, senza nessuna diciamo così fumata o cedimento strutturale della sua KTM. Peccato, perché peccato aveva fatto, perché stava gara andando forte davvero, a confronto delle altre due gare internazionali che era un po' sottotono, qui l'abbiamo visto davvero in forma. E intanto passerella per un'altra KTM, però questa è la numero 99, si tratta di Ivan Petrov, il pilota bulgaro
che sta portando a casa questa manche numero 2 della 125 internazionale d'Italia ad Ottobiano con la City Series 2015. Usciamo fuori dall'arco Red Bull, andiamo di nuovo su questa sequenza ravvicinata di salti e poi verso la parte alta e le ultime curve. Petrov, la situazione con Facchetti secondo, Savaste terzo, Lesiardo in quarta piazza, Lentini, Couto, Cenerelli, Winter, Zanotti, Berto, Iuri quarti e Puccinelli. Intanto attenzione, aspettiamo il traguardo per quanto riguarda Ivan Petrov. Ecco questa serie invece di wave molto ravvicinata, insidiosa questa. Intanto allora proprio all'ultimo mezzo giro, ultime curve, Lorenzo resta veloce dai box, a te. Velocissimi, siamo qua in partenza, sta preparando il cancelletto Bota, come andiamo Guarneri? Diciamo che il tempo non è dei migliori, questi assoluti sono stati un po' flagellati dall'acqua e dal freddo. Tanto vince, vince Petro. Male, non è proprio il mio terreno, però ho fatto una gara discreta, ho preso un buon ritmo, ho fatto sesto, anche perché poi si è ritirato uno degli ultimi giri. Facchetti secondo. Comunque sia, per noi va bene, dai, è un buon, anche un buon test per il mondiale. Adesso vediamo la super finale, di riuscire magari a partire col gruppettino di testa e vedere di magari migliorare il ritmo di prima. Grazie. Senti, intanto grazie. Lo sento da Giulio che ha vinto Petrov, è secondo, è arrivato Facchetti. Facchetti, ma attenzione Lorenzo, perché adesso continuano con la telecronaca. Terzo, poi Giulio. Scusami, sì, no, grazie a Guarneri. Ma terzo è arrivato Morgan Lesiardo proprio all'ultimo giro, un altro colpo di scena. Bene, bene. Grazie a Pota, confermiamo che ha fatto un'ottima gara, confermiamo che la TM è una bella realtà, che aspettiamo di vedere la moto definitiva in Qatar. Ma attenzione, 125, il traguardo, Ivan Petrov, secondo Gianluca Facchetti, terzo all'ultimo giro, 144, ancora TM, Morgan Lesiardo davanti a Savaste, poi quinto Lentini, poi Thomas Couto, poi settimo Gianmarco Cenerelli, ottavo Martin Winter, nono Andrea Zanotti, decimo Thomas Berto, undicesimo Iuri Quarti, dodicesimo Matteo Puccinelli. Si festeggia con Facchetti nello Junior Team di Claudio De Carli e ci sta prendendo gusto nonostante il suo temperamento sicuramente vulcanico. Ivan Petrov vince questo secondo posto che vale una vittoria. Max Bartolini. Certo. Niente, fa sempre piacere vedere eccolo un bimbo qua, eccolo così. Qua il giovanissimo Gianluca Facchetti, perdonami Max, ma con il suo rituale in partenza, con la sua esuberanza, con Claudio De Carli che dice lo devo frenare, eccolo qua, ha già imparato gli atteggiamenti anche se vogliamo da divo, intanto li vediamo, la regia ce lo ripropone in slow-mo con la KTM 125 Team Junior di De Carli. Gianluca Facchetti, buona prospettiva, e ancora secondo De Carli deve dimostrare tutto il suo potenziale una volta che avrà messo su un po' di altezza, un po' di struttura, un po' di muscoli. Certo, Max. Sì, sono d'accordo con Claudio De Carli, che è fisico davvero molto esile, quindi ha bisogno di crescere strutturalmente, fisicamente, però ha una grossa fortuna quella di essere in un team numero uno al mondo e di allenarsi tutti i giorni insieme a Cairoli, che insomma non è poco, non mi sembra poco. Io sono stato a visitare il team e ti assicuro che là si respira un'aria davvero serena, davvero amichevole, però quando guardi solo davanti e sopra ci sono tutte le moto con cui De Carli ha vinto con Cairoli gli 8 titoli mondiali. È una attenzione fortuna. Esatto. Allora Lorenzo resta dai box, vai, eccoci qua, siamo con Ivan Petrov che ha vinto questa seconda manche. So Ivan, was yeah, it's one fantastic championship. I win first manche, I do big mistake, I crash, but second manche I win and it's good training, good all. I want to thanks my team, my family and all people which believe me and help me. Poche parole, le idee chiarissime per questo giovanissimo campione della 125 qui all'Internazionale d'Italia, Ivan Petro, che dice è andata tutto bene, la gara perfetta. Voglio ringraziare team, famiglia, sponsor e tutti quanti. Giulio, siamo già qua con il terremoto, il giovane terremoto, vai, della vai, 125 vai. Faccelo sentire il nostro Gianluca. Facchettino, che qualcuno pensa chiama Satana. Com'è andata Gianluca, bravissimo? Ma è andata benissimo, la prima manche sono partito primo, mi hanno impassato un po' di persone, poi ho tenuto la calma
sono riuscito a finire in seconda posizione e sono molto contento. Poi a seconda maglia sono partito ancora primo, mi sono fatto passare ancora e poi ho mantenuto la mia posizione, vedevo che se rimanevo lì vincevo la giornata e sono rimasto lì e ho vinto. Bene, bravissimo, congratulazioni, intanto vai a goderti il podio e vediamo che è arrivato con noi Morgan Leziardo, che ha guadagnato il terzo posto proprio all'ultimo secondo. Ciao Morgan, com'è andata? Ma la gara partita con una partenza un po' brutta, però ho rimontato benissimo, giravo forte, i tempi erano buoni, poi all'ultimo giro ho avuto la possibilità di passare in terza posizione e l'ho sfruttata, ci ho dato dentro. Senti Morgan, vogliamo ricordare solo velocemente, prima che vai sul podio, che tu fai parte di quei piloti, così come Gianluca, che sono nel programma della federazione, lui con KTM De Carli e tu con il TM Official, per promuovere lo sport dei giovani e per far crescere i giovani nel motocross. Sì, sono contentissimo di essere in questo progetto, anche perché Thomas Traversini, Davide degli Esposti e tutto il resto della federazione mi segue non solo come team ma anche come allenamenti e tutto. Sono contentissimo, vorrei ringraziare tutta la federazione, TM e tutti gli sponsor e i miei amici che mi hanno sostenuto per questa gara. Fantastico, corri al podio che è meritatissimo. Ciao Morgan, a voi la linea Giulio. Grazie, grazie Lorenzo, preciso, puntuale, ci dispiace per quegli inconvenienti tecnici ma succedono, come si dice, il bello o in questo caso della diretta. Ottimo e prezioso il lavoro di Lorenzo Resta. Qui vediamo gli highlights della 125, qui delle cadute, dei contatti, poi Facchetti all shot con subito Lentini in buona posizione con Zonta che invece rinviene, poi è Petrov in questo caso che prende il comando delle operazioni e se ne va. Qui ancora Facchetti e Lentini nel loro primo duello, poi arriverà Zonta che metterà tutti d'accordo e seguiamo ancora gli highlights, ancora Lentini, ecco l'arrivo di Zonta che prima sorpassa Lentini e poi va alla caccia di Facchetti fino a quasi incomprensibile scivolata davvero sfortunata. Qui ecco il passaggio di Filippo nei confronti di Gianluca Facchetti, Facchetti che resiste, vedi che reagisce con questo accenno di block pass senza certo contatto e poi via sulle whoops, e questa è la caduta incomprensibile di Zonta all'interno, una scivolata davvero, come dice Max Bartolini, probabile si sia chiuso l'avantreno e quindi in quella contropendenza un po' insidiosa. Il traguardo per Ivan Petrov e la seconda posizione di Facchetti e Leziardo in terza. Il podio, intanto vediamo anche De Carli sul podio. Eh sì, ed è un bel segnale perché lui al suo podio ci è abituato, ma vederlo con un giovanissimo invece che con, come siamo abituati, con Tony, certo, è un segno di un lavoro di ricambio generazionale che certamente è fondamentale, che gente fatto come De Carli o come Ricci, questi che hanno davvero team, esperienza, che tirino sui giovani, perché penso sia la strada giusta veramente. Sì, assolutamente, ecco la coppa a Facchetti che tra l'altro l'abbiamo sentita anche nelle dichiarazioni, secondo me ha tirato un po' il freno a mano perché ha detto sì, ho pensato, devo vincere la seconda giornata, secondo me che De Carli gliel'avrà scritto calmo, stai calmo lì con la testa, non ti far prendere, ecco, e vediamo anche il sorriso di Claudio De Carli che certamente alle targhe ci è abituato e a vincere ci è abituato, ma in questo caso credo abbia un significato ancora più insomma deciso. Intanto uno dei fratelli Gualini consegna a Petrov che vince la classifica degli internazionali per quanto riguarda la 125. Petrov vince, se lo merita, ma tanta Italia dietro. Max Bartolini. No, sono contento perché abbiamo visto molti giovani alternarsi, appunto da Facchetti, Zonta mi piace molto, mi piace tanto anche Zanotti, con David sicuramente verrà su bene, Leziardo, la TM sta facendo davvero un gran lavoro, fra l'altro il TMino di 125 suonava davvero molto bene, quindi insomma io tanto penso scusa che Max, certo, le note dell'Inno di Mameli che rispettiamo in silenzio.